Senz'altro il terzo settore ha un ruolo centrale per costruire l'innovazione sociale nel Paese, per andare a costruire nuove soluzioni ai bisogni delle nostre comunità, sia sul piano dell'economia, dello sviluppo economico, sia sul piano del welfare che sul piano della coesione sociale. Credo che da questo punto di vista il tema di come l'etica delle persone che guidano queste organizzazioni e anche però come costruiamo il rapporto tra questi mondi e le nuove tecnologie e la rivoluzione digitale consentirà di accompagnare, di umanizzare da una parte la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica, e dall'altra però anche di governare appieno i processi di cambiamento all'interno delle nostre organizzazioni in una logica di sviluppo che ha bisogno di essere comunque ancorata alla capacità di tutti gli strumenti che utilizziamo di generare processi trasformativi coerenti con i bisogni delle persone, delle comunità, dell'ambiente e del territorio in cui viviamo.